settimana della festa della Rata, ormai è tradizione che ricordiamo un sacerdote che è particolarmente significativo, che ha operato nella nostra comunità. Quest'anno vogliamo ricordare Don Nicola De Martini, che ha lasciato un segno veramente decisivo nella nostra comunità. Ci aiuteranno in questo tre persone: Angelo Gallorini, Domenico Cordoni e Carlo Fratti, che toccheranno tre argomenti, tre complementari dell'opera e della testimonianza di Don Nicola De Martini, che prima ancora di essere pittore, prima ancora di essere il fondatore del Prologo e prima ancora di essere il sostegno, l'aiuto ai militari e ai partigiani, è stato sacerdote prima nell'oratorio San Luigi e poi nelle diversi aspetti della pastorale della nostra parrocchia. Veniamo esortati dalla lettera agli Ebrei: ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, seguite l'esempio. E noi vogliamo ricordarlo e vogliamo seguire l'esempio. Ci introduciamo in questa serata con un canto e poi, tramite rito ed acqua, anche con intermezzi musicali. Ringraziamo per questo Antonella Spartano e all'organo e il maestro Mauro Quartieri. Grazie per aver
aggregare delle persone intorno a un momento molto particolare per il paese, che era quello della beatificazione di Madre Carolina appunto nel 38. Questo sicuramente è stato un momento in cui il nostro piccolo paese, la nostra città ormai ha avuto veramente un richiamo internazionale di questa santa americana. E grazie appunto a Don Nicola ha saputo coinvolgere attorno a sé prima per la costruzione della basilica e poi per le tante celebrazioni carolingiane, quelle appunto per la beatificazione del 38 e quelle successive, per quando è stata la canonizzazione successiva di Padre Gabrini, ha saputo coinvolgere forze e penso anche qualcosa a livello economico, perché queste leggi che prorogano hanno delle vie preferenziali, ci sono delle istituzioni appunto a largo regionale che appunto favoriscono ad andare ad attingere a questi che sono dei finanziamenti che vengono messi a disposizione per appunto espletare quelle che sono le funzioni del prologo. E se permettete vorrei ricordarle leggendo l'articolo 1 della Costituzione del prologo, un articolo che risale al 62, se non sbaglio, ma che è risultato ancora recente nel 2002, se non sbaglio, quando hanno convertito una legge appunto per il prologo, dove si poteva modificare qualcosa, ma noi avevamo ritenuto opportuno non modificare nulla perché era conforme appunto queste nuove dispositivi di legge. E le rilego così in maniera molto veloce, proprio come sono dallo statuto. Ecco questo, quindi, per capire poi intravedere in ogni punto di questi appunto scopi la figura di Don Nicola, quello che è stato appunto per il nostro paese, la nostra città, chiamarlo come si vuole. Allora, riunire attorno a sé tutti coloro, enti, associazioni e privati, che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località. Contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale, spese nelle zone suscettibili di essere visitate dai turisti, promuovere l'abbellimento di vie e piazze, attuare la posizione di cartelli indicatori e sorvegliarne la conservazione, segnalare le deficienze ed avanzare proposte e suggerimenti agli enti preposti alla manutenzione e al miglioramento urbanistico e sociale della località. Tutelare e valorizzare con assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, comunitarie, storiche del luogo, per farlo meglio conoscere ed apprezzare. Stimolare attivamente, mediante studi, pubblicazioni, manifestazioni, documentari, mostre e altro, il recupero ambientale ed ecologico di zone degradate, onde offrire una migliore e più completa fruizione turistica del territorio. Promuovere e facilitare il movimento turistico, curando i rendi di soggiorno piacevole ove possibile e incoraggiarlo e migliorarlo i servizi pubblici. Promuovere l'istituzione di alberghi, di trovi e il miglioramento di quelli appunto esistenti. Istituire servizi di formazione turistica, ma soprattutto io penso che questo sia appunto focale. Incoraggiare, sostenere tutte le iniziative e le attività che dimostrano validità artistica, culturale, storica, scientifica e letteraria, con particolare riguardo verso l'impegno, le proposte e i giovani, favorendo il loro inserimento nella propria e indirizzando la propria secondo gli scopi dell'associazione. Quindi io penso che, al di là dell'aspetto che lo sottolineava appunto la rimozione che fondamentalmente, anzi soprattutto Don Nicola era un sacerdote, ma Don Nicola è stato, secondo me, io non l'ho conosciuto perché la mia terra è troppo permessa, ma l'ho molto sentito parlare. E poi Don Nicola, voglio dire, lo si sente sempre nell'aria, no? Cioè noi in qualsiasi luogo andiamo, ci mettiamo nella nostra cercanza, quindi pensiamo all'oratorio, alla basilica, appunto la Prologo, il castello e il ricordo anche di tanti Sant'Angiolini. Sono molti scritti, molte testimonianze, poi l'amico Giancarlo ce l'ha raccontato, le debilità del fronte, quindi lettere, quindi questo aiuto che Don Nicola ha dato a tutti, ma soprattutto questo attaccamento a far maturare e crescere i giovani, ad interessarli, a farli occupare della loro terra, dei loro beni, gli scavi presso il mangro, le reperti archeologici.
si vede la sua mano, si vede la sua opera all'interno di questo. E fra queste cose io ho preso un appunto e di questo voglio ringraziare, perché così purtroppo dal punto di vista tutti non è con noi, ma voglio ringraziare da qui Antonio Saletta, che mi ha fatto avere degli esempi molto interessanti e precisi su appunto i doni di Cora. Ce n'era uno che si trova, ve lo racconto, solamente se trovo, perché è la più importante la roba da eccolo qua. Dice che Don Nicola, giovanissimo, a 21 anni fu ordinato sacerdote, da prima fu coadiutore a San Giovanni, poi diventò di Barbaro nelle vicinanze di Livorno, dove il seminario questo studiato, io sono molto distratto e sono anche molto emozionato, perché mi fermo un attimo, perché poi anche il luogo mi ispira molti ricordi, mi permetta questa esco un attimo. Ma mi ricordo molto la mia nonna, che l'ha conosciuta, mia nonna Pina, che quando ero piccolo mi portava con il fazzoletto a toccare la ripa di San Mauro per curare la freddura, quindi un luogo che per me rappresenta tutta la mia infanzia, a parte questo, di questo sono felice, grazie dell'invito di Monsignore. Quindi, allora dicevamo, per quanto riguarda, io sono veramente emozionato, perché questo è un incarico che Don Ermanno mi ha dato e io in maniera molto umile sto cercando di svolgere, ma io non trovo il foglio. Quindi, hai il foglio, perfetto. Allora, allora, è stato ordinato per sacerdote da 22 anni, circa poi delle sue varie esperienze, poi nel 1919 è conclusa la seconda della grande guerra, Don Nicola fu nominato coadiutore a San Marco, come diciamo appunto, dove qui rimase per 43 anni affiancando tre parroci, Monsignor Domenico Mezzardi, nominato poi vescovo di Chioggia nel 1920, Monsignor Enrico Nizzi e Monsignor Antonio Gavardi. Il primo incarico di Don Nicola fu quello di assistere gli assistenti dell'oratorio festivo maschile, che nel 1889 era stato istituito dal parroco Monsignor Passerotto De, negli spazi adiacenti alla chiesa rionale appunto di San Bartolomeo. Nel corso degli anni l'oratorio è diventato però troppo piccolo per il gran numero di ragazzi che lo frequentavano e nel 1921 si è costruito un nuovo nei pressi, quello attuale San Luigi, nei pressi delle scuole comunali che erano state edificate nel 1904. Don Nicola ne divenne trasferendo la sua vitalità giovanile in opere di formazione cristiana a favore di una moltitudine di ragazzi e di giovani. Organizzò campeggi alpini, tornei calcistici e gare atletiche. Creò il dopo scuola della colonia Elio Terapia. Non solo, coinvolto nel nuovo mondo metodo, coinvolse nel nuovo metodo educativo proposto da Padre Paolo nel 1921, fondò un reparto dell'Associazione Scautistica Cattolica Italiana, diventando il direttore cappellano, esortando i giovani scout, a orientarsi in campi aperti ad imparare la vita. Quindi vedete questo attaccamento di questo sacerdote, di questo uomo di Don Nicola, soprattutto i giovani al territorio, e la parola che mi dimenticavo, proprio che quando fu istituita la parola, che poi nel 38 venne istituita, ma purtroppo poi la guerra ne interruppe le attività. Però per fortuna il 13 maggio del 1963, su invito di un comunicato promotore dal quale facevano parte il parroco Monsignor Antonio Gavardi, il sindaco Mario Piccalia, i signori cavalieri Angelo Manzoni, Mario Pozzi, cavaliere ufficiale Cino Pasetti, Antonio Tessentini, Enrico Cerchi, venne ricostituita la Prologo e formato il consiglio direttivo. Successivamente si è creduto opportuno ricostituire la Prologo con un atto pubblico redatto dal notario Piacini di Lodi il 5 febbraio del 67, che è quello che lo statuto, che è quello che è tuttora in vigore. Sono stati presidenti della Prologo chiaramente Monsignor Nicola De Martino, Monsignor Antonio Gavardi, il cavaliere Angelo Manzoni, il cavaliere ufficiale Tuccino Pasetti, il cavaliere ufficiale Antonio Crocchi, l'architetto Beppe Roberti, Carlo Fratti, se non vado errato, poi mi pare sia venuto Battista Maestri, se non sbaglio, ok, poi c'era, e poi Angelo Gallolini, il maestro Racconi, e poi il
commissariato che è il supremo, e poi se tu non sa che cosa è successo. Quindi, allora, però, al di là della prologo in sé, come associazione, così, è giusto prendere sul discorso di Don Nicola come sacerdote, uomo. Quindi, ripeto, lo si respira costantemente a Sant'Angelo. E io così per me ci sarebbero tantissime cose da dire, ma non voglio fare spazio agli altri membri di lettori. Il tempo che ho avuto a disposizione è stato poco perché sono in pensione, ma sono andato a fare, però se mi fa piacere, io potrei così, mi farebbe piacere perché un altro dei miei grandi così, maestri, che è stato veramente il Mascheroni, e lui aveva scritto tutta una poesia su Don Nicola, dove la poesia che racchiude un po' tutto il mondo, l'essere di Don Nicola. Se vi fa piacere, ve la leggo, se no, non sapevo più. Allora, Don Nicola di Achille Mascheroni. Ti, che sei il nostro Dio, l'ultimo Sant'Angelo. Ti, che sei per Sant'Angelo, nei paesi più francesi, se il tabacco della sede. E il paese che sta vivendo. Ti descende la battiera, ti dinanzi, e noi andremo. Ti, che sei il re, ti che sei il muratore, il castello, la cesa prima, ti che sei la prologo, ti che lavora per il paese, e il gran cœur di Brasile, e il museo dei cattadini, e le feste cattadiniane. Ti, che sei i partigiani, la salvezza del paese, il consigli, e il bene di tutti la passione. La carità, ti che sei tutti noi, ti che sei di Sant'Angelo, ti che sei, ma come fa a spiegare quella parola? Ti che sei Don Nicola. Ecco, io avrei. Mi sono anche un po' emozionato e ripeto, io ringrazio ancora Monsignore Romano per avermi dato questa opportunità, per aver ricordato un po' dei trascorsi miei, ma soprattutto di aver ricordato una figura che fra l'altro io la lancio d'accordo appunto anche con Carlo Franti, con il dottor Coltoni e con penso anche con Romano, e l'anno prossimo casualmente saranno 130 anni dalla nascita appunto di Don Nicola, perché è nato il 3 giugno del 1892, e in combinazione purtroppo ci crea anche l'anno della sua ritorno al padre, della sua salita in cielo, che è venuta a dicembre del 62, quindi ci sarebbero i 130 anni della nascita e il 60esimo della sua morte. Quindi si voleva proporre così, una figura talmente vasta, talmente che copre qualsiasi tipo di argomento, che tocca un po' tutte quelle che sono le associazioni che poi sono fiorite magari appunto sul stimolo di questo personaggio, di questa formazione di questi giovani che diventati padri, hanno trasmesso i figli, questo entusiasmo che loro hanno ricevuto da questo grande uomo, da questo grande sacerdote, da questo grande artista, da questo grande tutto. Quindi ricordarlo in una maniera più, non che questa non lo sia, però è giusto come lanciare appunto un segnale che Don Nicola è comunque presente nei nostri ricordi, per quello che ci hanno tramandato i nostri padri, i nostri nonni, per quello che era Don Nicola, per quello che deve ritornare ad essere la nostra Sant'Angelo, la Sant'Angelo che Don Nicola voleva accogliente, bella e dinamica. E quindi concludo con il saluto di Nicola che diceva amate, aiutami Carlo, amate i vostri padri e la la fede, mantenete la fede dei padri, mi raccomando, amate il vostro paese. Grazie per l'attenzione che avete concesso e grazie di nuovo per il consigliere del Romano. L'importanza dell'opera e dell'insegnamento di Don Nicola.
santaggio deve ad ogni cosa. Prima però del secondo intervento, un ulteriore intermezzo musicale che Antonella Spartasi offrirà, accompagnata dall'organo da Mauro Quartieri. Tanto ampio culturalmente da riuscire
Nicola è stato senz'altro un grande uomo perché aveva una cultura eccezionale, una cultura profonda, soprattutto artistica. Cultura che lui sicuramente ha approfondito attraverso i contatti che aveva. Lui conosceva mezzo mondo, attraverso la contessa di Marco Polini, era riuscito a avere numerosi contatti a Milano in particolare, ma anche per la Lombardia, e quindi a avvicinarsi a opere di tanti maestri del passato, quasi tutte collezioni private costruite nelle tue di queste persone. Negli anni 80 conobbi la contessa De Martis Cattaro, che era una nipote della contessa. Era venuto del castello e ovviamente si ricordava bene di ogni cosa e lo descrisse come una persona di grande spessore. Era un artista poliedrico con sfaccettature incredibili ed era un bravo tutto, autodidatta, perché non aveva fatto scuole d'arte, però dipingeva con una grazia, con una abilità che pochi pittori da noi, cioè paesani, possedevano. Aveva una capacità di impostare anche la figura umana, di disegno, l'anatomia, le proporzioni, una capacità straordinaria. E quindi lui è stato capace di gestire questa sua possibilità attraverso anche pitture fatte da lui. Nelle immagini che vediamo, vedete qua, questo Eccellente, che è fatto con una grazia, con una precisione straordinaria. Un autodidatta che disegna e dipinge una figura del genere è piuttosto insolito. Ci sono altre immagini, c'è un trittico, questo, con una donna di una grazia eccezionale. Pensate che non ha questo di artistici, quindi lui aveva sicuramente delle donne innate di straordinaria capacità, ma anche a livello coloristico era bravo. E questo gli era arrivato sicuramente da quella che era la sua formazione privata da uomo, nata attraverso l'osservazione. Quindi lui attraverso l'osservazione dei, soprattutto dei maestri dell'Ottocento Lombardo, aveva imparato come dosare il colore, l'importanza della luce e delle ombre e ad amare l'artura in particolare. E si è espresso soprattutto nelle opere che vedremo a seguire attraverso la realizzazione di opere che lui scopriva andando in campagna sulle rive del lago. Ci sono delle opere sulle rive del lago bellissime e attraverso una capacità di dosare il colore con una raffinatezza eccezionale. Non voglio dire un lago più grande, era un uomo di grande qualità. Lo ha aiutato anche per la nostra Sant'Angelo.
dicevo prima, come nella nostra basilica, guardate che l'impostazione, certo, dei pittori che l'hanno illustrata, ma la progettazione, l'armonia delle varie figure è opera sua, che ha guidato, ha accompagnato nella decorazione della nostra basilica, così come ha saputo valorizzare anche la bellezza e la storia del nostro castello, e ha operato la valorizzazione, d'accordo anche con la contessa Polonini, di questo monumento, che è certamente un vanto per la nostra città. Grazie davvero di cuore a Carlo Frati per questo suo intervento. Arriviamo San Pellegrini in guerra erano più
2000, circa 2400. Il Don Nicola tenne la corrispondenza praticamente con tutti, tant'è che ancora oggi sono conservate circa 2000 lettere proprio che provenivano dalla presa militare. Leggendo la loro corrispondenza si colgono degli aspetti anche minimi, no? Quando i soldati di fronte ricevevano anche solo la fotografia da Armando Capelli o l'angelo particolare che era il giornalino che mandava, era un modo per sentirsi ancora Sant'Angelo, ancora vicini alle loro famiglie. Ma Don Nicola non era solo una persona contemplativa, era anche una persona d'azione, era una persona che sapeva, ha saputo assumersi delle responsabilità e dei rischi, perché da pastore vedeva delle sue pecore in pericolo. E questo vorrei soffermarmi su tre episodi che secondo me sono molto significativi di questo aspetto. Il primo riguarda Mario Flaira. Mario Flaira era un tenente degli alpini di Rovereto, era stato catturato dai tedeschi in Francia, riuscì a fuggire e venne Sant'Angelo. Venne Sant'Angelo non per caso, ma perché era cugino del dottor Sorini, altra persona mitica di Sant'Angelo. E quando arrivò si pose il problema di dove nascondere. E dopo i primi nascondigli un po' precari, Don Nicola mise a disposizione i sotterranei del castello. E qui Mario Flaira, che era un eroe della seconda guerra mondiale, meriterebbe ben molte più parole, qui si nascose e creò anche una rete per salvare gli alleati che erano in fuga. Non appena riuscì a avere una divisa della guardia di finanza, volle tornare sul monte dei suoi uomini e prima di partire lasciò un testamento spirituale a Don Nicola. Probabilmente era un presagio di quello che aspettava. Tant'è che dopo pochi giorni che arrivò al fronte, fu ucciso in una azione eroica e forse proprio in virtù di questo testamento spirituale, nonostante sia parentino da diverse generazioni, lui riposa nel cimitero di Sant'Angelo. E questo, da questo capiamo che Don Nicola mi metteva a disposizione anche i sotterranei del castello per il rifugio di chi era in pericolo e anche di quel nucleo che stava nascendo di partigiani sant'angiolini. Dopo l'8 settembre anche a Sant'Angelo iniziò questo spirito di difesa del proprio territorio anche da parte dei partigiani. E alcuni sant'angiolini aderirono a quella che era una brigata di partigiani cattolici, Giustizia e Libertà, che operava nei dintorni di Romagnese, che è sull'Appennino fra Piacenza e Pavia. Fra questi c'erano anche persone importanti dal punto di vista sociale di Sant'Angelo. Era annoverato Francesco Lombardi, c'era Piero Speziali, e c'era Alessandro Tonori e diversi altri. E quando questi chiesero a Don Nicola di continuare a essere il loro punto di riferimento, essendo suo
suoi ex oratori hanno riconosciuto che certo tirarsi indietro e più volentieri si prestò a far da tramite soprattutto con le famiglie di queste persone che non era facile incontrare. E questa azione, queste sue azioni di aiuto a Pisano, che poi vengono confermate in interrogatori fatti dalla Guardia Repubblicana, si spinsero anche a cercare dei fondi per il mantenimento di queste di questa attività. Don Nicola non era segreto, non era segreto ciò che faceva per il partigiano, per cui quando nel 1944 la Guardia Repubblicana decise di svolgere un'indagine per scoprire chi fosse il partigiano Sant'Angelo e chi li aiutasse, è certo difficile arrivare a Don Nicola. E lì vennero indagate 27 persone e Don Nicola finì in prigione. Venne mandato in cella alla caccia di lodi. Per fortuna rimase solo 3 giorni, perché grazie all'intervento del vescovo di Monsignor Cainovati riuscì a avere, oggi diremmo l'affidamento domiciliare, al cappellano del carcere, che era tra l'altro un altro Sant'Angiolino, che era una saletta. E subito dopo la liberazione, la sua liberazione, il 5 gennaio del 1945, celebrò una messa in basilica stracolma di gente di Sant'Angelo che voleva dimostrare il proprio attaccamento e intonò il Te Deum per ringraziare. Quando degli verbali di questi interrogatori avvennero alla fine del 44, diverse persone che si erano avvicinate al partigiano e poi si erano staccate confessarono e confermarono l'impegno di Don Nicola nei confronti di questi partigiani. L'ultimo episodio, che è forse più conosciuto anche se concettualmente forse meno documentato, riguarda un po' quello che è stato il salvataggio di Sant'Angelo Pontigiano, perché il 25 aprile, già nella bassa, si videro le prime colonne dei tedeschi in fuga che attraversavano un po'. E a Sant'Angelo giunsero la mattina del 26 di aprile, era una colonna che proveniva da Pavia, e subito dopo aver passato Pianterio, quando iniziò la circolazione di Sant'Angelo, e qualcuno ebbe la brillante idea di sparare i colpi di fucile contro questa colonna. E chiaramente ci fu subito una reazione da parte dei tedeschi che alla cieca mitragliarono sia verso i campi che verso il paese. Per fortuna questa azione non ebbe conseguenze nefaste, però la colonna si fermò e pretese che gli fossero date delle garanzie per poter proseguire in colonna. A questo punto vennero contattati dei capi partigiani, e qui il discorso della mancata documentazione, non sappiamo esattamente le persone eccetera, però sappiamo che si trovavano con il comando tedesco alla Cascina Montina, dove trovarono questo accordo per cui la colonna dovesse essere preceduta da un'auto
del Partigiani sul quale era presente Don Nicola, perché Don Nicola era l'unico che potesse garantire per l'intero cittadinanza che non venissero fatti colpi sui tedeschi. E questa auto precedette la colonna fino a Maiano e non ci furono incidenti, per cui la gente di Sant'Angelo poté tirare un sospiro di sollievo. E questa colonna però non andò molto lontano, perché una volta giunti a Soncino vennero attaccati dall'aviazione alleata e la colonna fu praticamente distrutta. Ecco, questi mi sembrano episodi che danno un senso di come abbia vissuto, come diceva Don Romano, da sacerdote, però da sacerdote impegnato, che non ha mai girato la faccia dall'altra parte, anche questo voleva dire mettersi in pericolo o fare una scelta di campo. E questo penso che nel Sant'Angelo, soprattutto in chi ha qualche capello bianco, ci sia ancora questo senso di riconoscenza verso questa figura. E forse ciò che Angelo Gallarini prima accennava, varrebbe la pena cogliere un'occasione dei 130 anni, cogliere un'occasione per cercare di far conoscere anche i giovani questa figura, perché per noi è significativa e non si può parlare di Sant'Angelo senza parlare di noi. Questo per noi è assodato, però forse per i giovani questo è meno, sono meno conosciuti questi episodi, per cui forse avrebbe la pena coinvolgere, farli conoscere. Grazie ancora a Don Romano per... Santa Giulia, però
alle vedette del campanello. Se queste le un po' tarde, perché sono un po' distante, deve la forza del soffrire, e il malore che proibisce, come calma il bambino. Fede ve un bel basilio. Tenne quinta la mia mano, e ogni volta tra le sale, come calma il bambino. Fede un bel basilio. Deve forza, come spieghi, la fa bene e meglio. Deve essere sempre un buon cristiano, anche bene se sono lontano. Quanto resta, Gesù è il siede, ferme vence e gli acà vive. L'augurio è di Don Nicola, che ha spedito questo come augurio di Buon Natale nel 42, ai vari soldati. Chiudo con una lettera che lui, Don Nicola, scrive per i santaggiolini così tanto amati, per i quali fino al 1962, anno in cui è morto, si è speso. Scrive: il mio doloroso cammino su questa terra ormai è terminato. Ora ho bisogno, cari santaggiolini, soltanto delle vostre preghiere. Ricordatevi di me. Quando passerete vicino alla mia fossa, pensate che dopo la morte incomincia la vera vita, che la cosa veramente importante è la salvezza dell'anima. Tutto con la morte bisogna lasciare. Qui si portano solo le opere di bene, e guai a noi se ci presenteremo a Dio con le mani vuote. Conservate viva e operosa la vostra fede, retaggio prezioso dei nostri anni. Preparatevi al grande giorno che ci riunirà eternamente a Dio. Poi aggiungeva: sulla mia tomba, in un luogo da me predisposto, i miei cari sant'angiolini alzeranno una croce in mano con l'iscrizione: pregate per il sacerdote Don Nicola de Martino, che dimora in Cristo, 1892, lineetta 1900, puntini, puntini, perché non sapeva il momento nel quale sarebbe. Desiderio è stato esaudito. Allora, se al cimitero passiamo, facciamo una preghiera, e io credo che Don Nicola da cielo ci guardi e ricambi con la sua preghiera in cielo per tutti noi, per la nostra parrocchia. Grazie davvero di cuore e continuiamo. Ecco, concludiamo con una l'inno a Santa Caterina. E perché questo? Perché Don Nicola davvero era innamorato di Santa Caterina e l'ha fatto conoscere a Sant'Angelo. Non si conosce più. Anche quando c'è stata la sua morte, nessuno ha dato notizia. È stato lui che l'ha scoperta, che ha seguito, ha promosso anche la causa di beatificazione. Se Santa Caterina è stata beatificata, poi canonizzata, grande merito, o parte del merito, lo si deve ad ogni forma. E allora cantiamo insieme a Antonella Sbarcà e al maestro Quartieri, che ringraziamo di cuore, l'inno al Caterina. Thank you.
questa occasione. Don Ernesto, buona... scusi, mi permetto di disturbare. Anche la poesia che adesso lei ha letto del Campanile, Fome caro per bambini, è di Don Ferruccio. Ah sì, non è proprio. Ed è la poesia che non mi ricorda mandare ai soldati. Bellissima questa felicitazione, grazie davvero di cuore. Ecco, buona serata a tutti. Prima di tornare, prima di iniziare.